Buongiorno, il buongiorno si vede dal mattino. Oggi vi porterò al mercato Montagnola. Venite con me. Bene amici, prima di iniziare prendo un bel caffè, venite con me. Buongiorno. Sono arrivato e mi prendo questo bel caffè. Dove mi prendo il caffè? Buongiorno. Al bar di papà, al mercato Montagnola. Al bar di papà, mercato Montagnola. Molto buono, onesto. Nome? Marcello. Da Marcello. Allora, qui si può prendere tutto? Tutto, quasi tutto. Caffè, cappuccino, cornetti, quelli sicuri. Quindi la mattina tutto il mercato? Dalle 4 di mattina fino all'ora, all'una e mezza che chiudiamo, si può prendere tutto. Quindi 4 di mattina possiamo mangiare il cornettino. Cornetto, ciambelloni, crostate, tè caldo, tè freddo, quello... Rigorosamente perfetto. Certo, sicuramente buonissimo, con gentilezza. Sorrisi e cortesia. Marcello, mi ha fatto piacere. Ci vediamo alla prossima. Ciao. Ciao, ciao. Amici, continuiamo. Bene, bene, bene. Poi ci vuole anche la frutta. E mi trovo al banco numero 11 del carissimo Andrea. Andrea, allora da quanto tempo stai qua? Da quasi 15 anni diciamo. Sono venuto qui da molto giovane. Quindi vedo che sei assortito frutta, verdura, sempre chilometri zero? Chilometri zero, io vengo da Velletri e diciamo maggior parte dei prodotti sono nostri biologici e insomma diciamo è un buon servizio che diamo anche con le consegne a domicilio che insomma, ci danno dei buoni risultati. È bene far sapere alla gente che comunque il chilometriggio è importante, quindi venite al box numero 11. Che poi fate un'altra cosa, cosa fate? Consegna a domicilio. Consegna? Sempre all'interno qui del quartiere, però abbiamo un discreto successo, portiamo le spese alle signore a casa per chi non può venire, è impossibilitato insomma. Quindi consegne a domicilio. Amici, alla prossima, ciao da Johnny Messana. E Andrea. Ciao. Ciao, grazie. Ciao. Amici di A Spasso con Johnny, abbiamo il nostro carissimo... Ha detto io Roberto... Massimiliano. Massimiliano, allora, mercato Montagnola, che cosa ci racconti? Quanto tempo hai che vieni qua, spesa, e come ti trovi? Io vengo spessissimo qua perché praticamente il weekend lo passo qua il sabato, quindi noi ci svegliamo e andiamo a fare spesa al mercato, che è un modo molto carino anche per comunque incontrare le persone del quartiere e comunque i banchi sono professionali, la roba è molto buona, quindi sinceramente non andrei da nessun'altra parte. Guarda, sei una persona particolare, te lo posso dire, vero? Si vede che hai una fase artistica nella vita. Sì, infatti non faccio nulla di artistico. Lo vedi? Noi... se lo facessi poi dopo ne parlerebbero i giornali, quindi è meglio non farlo. Amici di A Spasso... Ah, sì, che fai? Pianoforte e danza. Lo vedi, c'era un artista in famiglia allora. C'è. Amici di A Spasso con Johnny. Un saluto da Massimiliano. Johnny Messana, alla prossima, ciao. Ciao. Bene, siamo alla macelleria di Giuseppe Verdi. Giuseppe, da quanto fai questo splendido lavoro? Da settembre 2021. Settembre 2021, quindi ti sei appassionato perché vedo che hai tocchi di carne veramente buona. Sì, sì, mi è sempre piaciuto. Quindi ho visto che la gente rimane molto soddisfatta perché probabilmente è tutta roba che prepari tu. Certo, come no, la mattina veniamo presto, prepariamo tutti i tagli. E il box come si chiama? Mio Giuseppe Verdi, 37 il box. Quindi amici, box
37 da Giuseppe Verdi, che non è il Giuseppe Verdi, è Giuseppe Verdi. Quindi un saluto da Johnny Messana e da Giuseppe. Alle prossime, ciao. Arrivederci. Col Diretti. Carissima, come ti chiami? Natalia, buongiorno. Natalia, ma pensavo che le ciliegie e invece anche nelle orecchie. Che anche, vado a rimorchio stasera. Va a rimorchio, quando ci vuole ci vuole. Allora. Da Vignanello veniamo. Da Vignanello, sì. Beh, conosco il paese. La festa del vino, voglio vedere. Allora, di un po', da quanto tempo hai questo? Da un annetto e qualche mese, da poco. Però un sacco di mercati ci siamo girati, insomma, Garbatella, San Paolo, Testaccio, un po' di tutto. Ma stai fissa? Qui sì, qui sì. No, vedo che hai dei prodotti veramente buoni. Produzione propria, l'80% di quello che vedi è produzione nostra, ci stanno le foto. Stiamo tra Vignanello e Vasanello, l'azienda è di Gallese. Organizzati? Abbastanza, sì, ci piace, ci piace. Quindi se volete mangiare sano, puro, cioè chilometri zero, sì, cioè io dico più zero di così se muore, La campagna è quello strano posto dove le galline vanno in giro crude. La campagna è quello strano posto dove le galline vanno in giro crude. Questo non la sapevo. Non si smette mai di fare. Amici, a spasso con Johnny Messana, Natalia, ci vediamo prossimamente, ciao. Buongiorno signora, come bene. Si chiama? Bene, grazie. Come si trova il mercato? Cosa viene, che viene a comprare? Benissimo, benissimo. Ci dica cos'è la bellezza? Sì, io ci vengo da quasi 50 anni, quindi pensi un po'. 50 anni? Sì. E si è trovata sempre bene? Sì. Quindi se devi dire qualcosa, dice, venite alla Montagnola. Ok. No, non devono venire, sì. Sì, sì, come no? Quindi alla Montagnola. Noi la ringraziamo tanto signora, buona giornata. Sì. Anzi, buongiorno. Carmen? Sì, sono Carmen, buongiorno. Ma questo profumino che stai preparando? Stiamo preparando un sacco di cose buone, speriamo, no? Tipo? Tipo abbiamo fatto dei moscardini alla luciana, abbiamo dei calamaretti con i fagiolini, calamari ripieni con un ripieno classico e verdure che siamo in preparazione. Lì c'è del baccalà che è da soffriggere e poi da preparare in vari modi. Quindi noi abbiamo a che fare con uno chef in questo momento, chef a tutti gli effetti. Cuoco, un cuoco. Una cuoca splendida, guardate con che velocità ha preparato questi ingredienti. Sì, abbiamo una squadra però alle nostre spalle. Ah, c'è anche la squadra. Esattamente, perché ognuno ha la sua mansione, c'è il preparato caldo, c'è il preparato freddo, ci sono i marinati, ci sono varie preparazioni. Tanto il lavoro, eh? Tantissimo. Quindi avete fatto bene a mettere pesce e cucina, è stato un completarsi dell'attività praticamente. Ma cosa ci fai vedere adesso, qualcosina? Vieni, ti faccio vedere quello che sto preparando, quello che già ho preparato in realtà. Al momento in preparazione, vedi, sono i fornelli vuoti, però qualcosa già è andata in cottura. Vediamola. Vedi i marinati. Buongiorno, come si chiama lei? Marinella. Marinella, che sta preparando? Salmone marinato, spigola marinata, carpaccio di polpo, tutti marinati. Complimenti qua proprio. Cioè se uno ha fame la fate venire. Noi passate più tardi e vediamo cosa è successo. Va bene. A spasso con Johnny insieme a Carmen. Ci vediamo e tutto il team. Ci vediamo dopo. Ciao! Bene, lo abbiamo trovato, formaggi freschi, carissimo, buongiorno, come ti chiami? Voi, Ario. Ah, che box è? Chef in box, ding dong. Allora, dici un po'. Allora, qua abbiamo una bella selezione di formaggi sardi, prodotti sardi dalla Fregola, dal pane Carasau, dalle Seadas, tutti i dolci tipici sardi, prodotti artigianali di aziende artigianali, insomma, come la Coppa di Cintasenese, il nostro proprio pezzo forte, oppure la Bresaola di Madonna di Campiglio. Quindi roba italiana? Roba solo italiana e solo speciale. Solo italiana e solo speciale, perché noi dobbiamo valorizzare la nostra Italia. Esatto, soltanto prodotti made in Italy.
Bene, adesso ci spostiamo reparto rosticceria. Ci fai vedere qualcosa? Certo, adesso vi mostro quello che facciamo, il nostro cavallo di battaglia. Andiamo, vediamo. Cavallo di battaglia. Eccoci qua, eccoci. I nostri supplì artigianali, solo fatto a mano. Supplì artigianali, cacio e pepe, cicoria e pecorino, crocchette di peperoni, crocchette di zucchine, di melanzane, supplì pollo e curry. Tutto quello della tradizione romana. È importante tutto ciò che è romano. Romano, esatto, come il classico supplì al telefono. Oggi diremo al cellulare. Al cellulare. Amici di A Spasso con Johnny, è stato un piacere, carissimo Ario. Johnny, alle prossime, ciao. Amici di A Spasso con Johnny, abbiamo Claudia, allora è un grande mercato, bellissimo. Da quanto tempo e come ti trovi? Allora, io mi sono trasferita qui da 3 mesi e mi trovo bene, quando riesco a venire vengo. Cioè, trovi roba buona, sì, prezzi bassi? Assolutamente sì, tendenzialmente vado sempre lì per fragole, ciliegie, buonissime. Tradizione mediterranea, Claudia, giusto? Sì. Allora, noi ti ringraziamo. Grazie a voi. È stato un piacere, ti faremo sapere che sarai in tutto il mondo. Tutto il mondo. Fantastico. Ciao, alle prossime, ciao. Di A Spasso con Johnny abbiamo qua la splendida signora Silvana. Allora, da quanto tempo lei viene qui al mercato Montagnolo? Ci sono nata, quindi cresciuta, una vita. Due parole positive, belle. Cosa trova di bello, di spettacolare? Anzitutto le persone, che sono molto cordiali, e poi c'è molta affabilità, fai amicizia con tutti qua al mercato, ti senti proprio una famiglia. Queste sono le parole più belle che ho sentito. Fa piacere, perché è così che mi sento. Vengo sempre volentieri, mi fa molto piacere. È ben organizzato. E bassi costi. Bassi costi e c'è cordialità. E trovo tutto. Sì, trovo tutto, veramente. Amici A Spasso con Johnny, Johnny Messana. Silvana. Alla prossima, ciao. Arrivederci. Amici A Spasso con Johnny, sempre mercato Montagnola, e sono in compagnia di Emanuela, dico bene? Sì, perfetto, Emanuela. Emanuela, tu hai un banco particolare, io sento, guardo e mi viene fame, come sto fatto? Allora, noi abbiamo soltanto cose fatte da noi, perciò noi facciamo tantissima pasta all'uovo con le uova proprio delle nostre galline. E questo è importante, scusa, è importantissimo, perché questo è chilometri zero, quindi allevate a terra, senza antibiotici. Senza niente, soltanto del Gran Turco e basta, non gli diamo neanche il beta carotene per farle diventare più rosse. Ecco, avete scoperto anche la motivazione, che tante volte quelle uova rosse hanno il beta carotene, che però è totalmente naturale, però noi preferiamo non darlo e fare soltanto come natura crea. Specialità? Allora, e poi abbiamo il pane macinato a pietra, abbiamo soltanto delle farine della Val d'Orcia, e senza nessun tipo di additivo, senza tante altre cose che magari che potrebbero essere mescolate. Quindi la farina è italiana? Totalmente italiana, della Val d'Orcia, del Mulino Pa. Non se lo posso dire. No. La farina italiana è importante, perché noi dobbiamo valorizzare la nostra farina. Assolutamente sì. Quindi pane italiano, farina italiana, prodotti totalmente nostri, e poi in più ho anche la parte della gastronomia, ma è il cucinato da noi, fatto sempre. Quindi dal produttore al consumatore. Direttamente. Quindi questo è il box, come si chiama? Allora, è da Emanuela e le specialità dell'agricola. Il mercato è giustamente Montagnola, box 57. Box 57 Emanuela, non dimenticate, Johnny Messana, la bellissima Emanuela. Alle prossime, ciao! Arrivederci. Amici A Spasso con Johnny, mi trovo con Michele Maresca, il presidente del grande mercato Montagnola. Vediamo un po' cosa ci racconta per questo splendido mercato, venite con me. Ecco.
eccoci, lo abbiamo trovato, il presidente del Mercato Montagnola, Michele Maresca. Un applauso, no, lo faccio io perché è una persona formidabile. Michele, allora, come nasce questo splendido mercato? Allora, il mercato nasce negli anni 60, poi negli anni 80 è passato in sede fissa dalla piazza dei Caduti della Montagnola in questa zona qua. È stato uno dei primi mercati plateatici attrezzati di Roma. Ma l'idea di che è stata di fare? L'idea, questo è il comune di Roma che ha fatto queste cose, l'investimento sui mercati. Poi negli anni ci siamo evoluti perché è cambiato il modo di vivere della gente e quindi noi come struttura apriamo anche la sera. Abbiamo creato all'interno del mercato delle situazioni di food, tipo una ristopescheria, c'è un'altra attività che fanno i panini e quindi la sera siamo aperti. Ma quanti operatori? Quanti sono gli operatori? 60 operatori, la maggior parte 60 di tutti, quasi tutti frutta e verdura, pesce, carne, tanti sono produttori che hanno le loro aziende agricole e portano i prodotti loro al mercato. Per spingere, cosa ha fatto per spingere questo splendido? Per spingere ci stiamo inventando cose nuove. Ah, quindi avete delle novità, delle chicche? Delle novità, per cambiare, perché la gente vuole divertirsi, dopo due anni di pandemia vuole uscire. La sera creiamo degli eventi, oltre che ci abbiamo la ristorazione con la ristopescheria, tutte le sere, dal martedì al sabato, e ogni settimana facciamo degli eventi in piazzetta. Con serate a tema, ovviamente. Questo mese di giugno abbiamo fatto delle serate a tema, anche c'era qualche comico che è venuto a fare lo spettacolo. Adesso il mese di luglio faremo tutto il mese jazz per creare cose nuove. Poi a settembre ci saranno enormi novità. Che calla, lo sapevo, ti è piaciuta allora? È piaciuta. Collaboreremo con una persona. Lo scopriremo più avanti. Ma di un po', ma il messaggio che vuoi lanciare a questo splendido mercato con degli operatori che veramente gentili, sono disponibili? Veramente sì. Il messaggio è venite a trovarci, venite a fare la spesa, perché i prodotti freschi che trovate qua è difficile che le ho trovate in giro. Unico presidente? Io sono presidente da più di 20 anni adesso. Famiglia, quanti siete? E qua a gestire tutto, siamo una quindicina. Tutta la famiglia, lavoriamo da mattina alla sera. Amici di A Spasso con Johnny, Michele Maresca, Johnny Messana, ci vediamo prossimamente perché ci saranno delle novità incredibili, dico bene? Al mercato della Montagnola, ci vediamo. Oggi è la giornata del pesce, infatti mi trovo al banco di Alberto Maresca. Ciao, buongiorno a tutti. Allora, cosa offriamo giornalmente al mercato? Allora, qui al mercato da noi potete trovare una vasta scelta di pesce. Passiamo dagli alici ai frutti di mare, lastici, spigole, calamari e tant'altro. Ci sono una media di 30-40 articoli tutti i giorni che noi offriamo al pubblico. Ma io vorrei sapere una cosa, io sono venuto, era tutto pieno e tu hai già svuotato, com'è possibile? Sì, non ci lamentiamo. Questo è un prodotto di fiducia, la gente si fida di noi, c'è grande impegno, siamo sempre presenti, cerchiamo sempre di dare il massimo. Quindi il pesce fresco è la base, perché guarda, è un pesce spettacolare, buonissimo, perché credo che il pesce sia la fonte di intelligenza, no? Certo, non possiamo sbagliare, cerchiamo sempre di dare il meglio, di dare sempre pesce fresco e quindi è una garanzia. Quindi Banco del Pesce Alberto Maresca, giusto? Esattamente. Quindi vi ricordo, amici di In Viaggio e In Compagnia di Giorni, Montagnola, Alberto Maresca. Ciao. Ci vediamo prossimamente. Ciao a tutti. Vuoi ciao dire a tutti. Due cose a chi ti ascolta? Ma veniteci a trovare, vi possiamo offrire tantissime cose. Ok, vi aspetto. Ciao, alle prossime. Ciao. Amici di A Spasso con Johnny, abbiamo trovato due splendide persone, la signora Rosy, Stefano. E Stefano, allora signora, mi dica, cos'è la bellezza di questo mercato, come mai e da quanto tempo viene qua? Io vengo qui da 20 anni, da quando sono venuta ad abitare qua, e mi trovo benissimo perché è un luogo di aggregazione, divertente, colorato, si respira una bella aria, conosco tutti, quindi veramente... Quindi fanno pure le serate?
Sì, fanno anche le serate, adesso questa è stata una novità con questo poter mangiare qui, mangiare il pesce, ci si ritrova in una condizione diversa, sono veramente contenta. E lei? È organizzato bene, quindi diciamo si fa la spesa molto facile perché si trova di tutto in uno spazio diciamo contenuto. E anche prezzi accessibili? Sì, sì, a prezzi sì, accessibili, questo è vero. Prezzi di mercato. Quindi amici, qui si viene per risparmiare. Mercato Montagnola, non ricordate, Johnny Messana, Rosy, Stefano. Alla prossima, ciao. Scognamiglio Aniello, che sarebbe mio figlio, che siamo qua da 15 anni. Cosa offrite oggi? Avete finito adesso, adesso non abbiamo più niente perché ringraziamo a Dio, è una pescheria molto... Siamo conosciuti, ci abbiamo messo un po' di famose perché abbiamo i pescherecci a Piumicino. Noi siamo venuti qua con i pescherecci a Piumicino 22 anni fa. Mo ci sono due fratelli che hanno i pescherecci e noi abbiamo girato un po', diciamo, il mestiere. Se forse non avete capito, no, sono io che forse non mi sono capito da solo, ma hanno il pesce direttamente dal mare portato qui. Sì, da Fiumicino, e abbiamo pure un ristorantino a Fiumicino che portiamo il pesce a noi, Borgo Salino, non so se si può dire, però l'ho detto. Non me l'ha detto, però... Il mio figlio che è chef e fanno tante belle degustazioni, ci dovete andare. Quindi da produttore al consumatore, quindi amici di A Spasso con Johnny, pensavamo avessero chiamato A Spasso con Johnny. No, lo vuoi dire? Box vendi, boutique del pesce. Ah, ecco, A Spasso con Johnny. Napoletani Doc, perché boutique del pesce. Cioè, Roma è la mia seconda città, Napoletani Doc, Forza Napoli e Forza Roma. Forza Napoli e Forza Roma, amici, Johnny Messana. Luigi Scognamiglio. Alle prossime, ciao. Arrivederci. Amici, ho fatto la spesa, mi sono riempito. Vado a mangiare, ciao!